Ah, c'è la pula, mi sa. Hai visto che ha fatto segno di andare piano? Sì. Ah sì, guarda lì là. Vado a 37 all'ora, va bene? Ah, la pula è in moto. Bene fans, siamo arrivati nel punto penso più panoramico in assoluto sul Grimsel Pass e adesso vi facciamo vedere dietro che paesaggio della Madonna, col lago color verde cacca. Minutes later. Accendi tutto? Acceso tutto? Adesso sì, no, mi è andata su modalità foto. Ok. Ok. Suona tu? Bene, fans, abbiamo fatto delle foto fighissime anche qua al Grimsel. Adesso, senza ribaltarci in versione in salita, ripartiamo e andiamo di là verso il Susten, che poi è in là in realtà. Ci sei? Sì, vediamo come cazzo riesco a girarmi. Ed è abbastanza in piano. Ma di là non arriva nessuno, di qua non arriva nessuno. Non arriva nessuno. Questo qua? Sta entrando a fare le foto. Quanto è figo il Grimsel? Sì, è bello, molto bello. Mettiamolo in uno dei migliori. Sì, come paesaggio assolutamente. Anche come strada. Sì, beh, oddio, di là era un pochino rovinata in alcuni punti. Sì, però vabbè. Comunque molto bella. È una cosa che mi sta proprio sul cazzo, sono sti tralicci sempre in mezzo. So che è più comodo e più semplice anche mettere l'elettricità sospesa in aria che non sottoterra. Però in alcuni punti di montagna con dei paesaggi bellissimi, secondo me bisognerebbe cercare di salvaguardare il paesaggio mettendo i cavi sotterranei. Cosa ne pensi? Sì, però costa di più. Costa molto di più. Comunque sono già le 3 del pomeriggio. Non dirmelo, per favore. E in tutto questo ho fatto colazione con una Kinder fetta al latte e ho mangiato una barretta cerealica tipo 75 calorie in tutto il giorno. Guarda, mi interessa arrivare a casa in tempo per guardare la partita. Io dubito sinceramente. Mi sento un po'... Sì, sembra quando torni a casa dalla discoteca. Beh dai, tra l'altro c'era l'Italia, c'era, quindi... Sì, avremmo perso. Meanwhile. No, adesso ci fermiamo solo per mangiare. E direi al Susten, che è un po' a metà strada. E zio, ma puoi fare la diga in moto? Wow. Sì, beh, tanto abbiamo già fatto tante di quelle foto. Ah, c'è la pula, mi sa. Hai visto che ha fatto segno di andare piano? Sì. Ah sì, guarda lì là. Vado a 37 all'ora, va bene? Ma è questa? Ah sì. Ah, la pula è in moto. Secondo me si è messo lì a controllare quelli che salgono, eh. Perché? È perché da lì vedi tutto sotto. Mica l'aveva detto tuo zio anche che lo faceva, che li aveva visti allo Julier farlo. Sì.
Sì, lì allo Euler sì. Uè, zio, che cazzo fai, eh? Beh, io il mio buon dovere di cittadino l'ho fatto. Beh, comunque è bello grandino anche quel lago qua sotto, eh. Sì. Comunque dice che manca un'ora e un quarto al Susten. Siamo in America, che ci sono gli spostamenti con... so, devi prendere l'aereo? Ma è perché c'è il limite basso. Comunque anche questo è color cacchina dei bambini, sciolta. Mm. E comunque fino a 80 puoi andare. Ma Luna, ma sto facendo le curve, non è che non sto andando 80 perché ho paura, eh. Sei diventata un po' rompicazzo, eh. È fuori dal nostro ufficio praticamente c'è... il pollaio. No, è quello dentro. E fuori dal nostro ufficio c'è un... ci sono le galline. C'è la... come si chiama? La... quella che... l'allevatore. No, quello che tosta la quella macchina gigante che tosta il caffè, che fanno il caffè praticamente. Il tostatore. Ma che cazzo ne so, comunque se fanno il caffè. Il tostapane. E lì, fuori dalla porta del nostro ufficio, ci sono tutti i sacchi di juta pieni di... galline. No, pieni di caffè verde. Che puzza di gallina. No. Allora c'è un fornitore che viene spesso. E allora la prima volta ha preso una manciata di caffè e apre la porta e fa: oh, avete già mangiato? Se no me lo butto, eh. Io mi sarei un po' offeso, sinceramente. Come se fosse... come... il mangime. Sì, come il mangime delle galline. O i croccantini dei cani. No, no, è perché è il pollaio quello. Ah, ok. Se diceva che era il canile era peggio. Eh sì. La Madonna, quanti siete? Guarda qua quanta gente. Beh, ci sono anche svizzeri poveri comunque, eh. Una Clio. Vabbè, certo, non è che tutti sono ricchi. Ah, guarda il ponte tibetano. No, Madonna, che paura. È bello alto anche. No, 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 no. Madonna, no, 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 no. Many months later. Allora, la situazione è la seguente. C'è un ponte. E poi là in fondo c'è Luna che ha paura di attraversarlo. Solo che il ponte porta all'albergo, quindi abbiamo un problema. Luna Colombo sul ponte che dondola. Dai, vai davanti. No, ho paura. Dai. Meanwhile. Luna, io largo, tu stretta, vai. Buttati dentro. Guarda lì che armonia. Salve a tutti, eh. Polizia, eh. Polizia. Eins, vai, polizai. Salve, Salvino, amico vicino. C'era una statua di uno con un martello pneumatico. È il santo protettore degli operai che fanno le strade. Guarda le mucche! Madonna, se sono da latte queste qua, c'è sotto una mammaria. Sì, comunque non ti si sente arrivare. Lo so, sembra elettrica. Che cosa hai comprato? La MT elettrica? Wow, che figata. E già l'acra non è che fa tanto casino di suo.
In più col catalizzatore, il DB Killer, e... poi mi hanno detto che in realtà se levi il catalizzatore già tira delle sassate. Togliamolo allora questo catalizzatore. Per venire in Svizzera non è una buona idea. No. Oh, adesso sta un po' meglio, eh. Sono 19 gradi. Dai, un pochino meglio. Sì, beh, senza la maglia a maniche lunghe, comunque i pinguini, eh. Sì. Cioè, guardate lì, quelle massicciate. Sembra tipo un po' le Dolomiti, eh. Che spettacolo. Tra l'altro lì in alto c'è proprio tutte quelle nuvole lì, ammassate. Però bellissimo, vero?